Amici, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua con l'ultimo pacco da aprire. Se avete seguito gli altri miei video, saprete che avevo un sacco di pacchi qua su questa scrivania che mi si erano accumulati tra le vacanze e il resto, e ora è rimasto l'ultimo. Quindi, se siete curiosi, seguite il video. Se non avete visto gli altri, andate, mi raccomando, a vederli. Ora porto il pacco sul tavolo e andiamo a aprirlo. Ok amici, ci siamo. Ecco qua l'ultimo pacco. L'ho portato qua dalla scrivania, è bello pesante. Allora, questo qua l'ho acquistato alla Cosmis Group, che penso che molti di voi la conosceranno. Ci sono all'interno delle action figure, di cui alcune le ho prese per me, per la mia collezione. Qualcun'altra l'ho presa perché me l'hanno chiesta e qualcun'altra l'ho presa per tenerla qua, per ogni eventualità. Quindi andiamo un po' ad aprire e vediamo un po' cosa mi hanno mandato. Allora, l'ultima volta erano arrivati un po' danneggiati le cose, e io ho dovuto fare un riso. Speriamo che questa volta abbiano migliorato un po' l'imballaggio. Ok, qua c'è la bolla, una bella spesa. Vediamo un po' cosa c'è. Ok, l'imballaggio sembra buono. Qua c'è un tubo, non c'è dentro, la compriamo. Allora, partiamo da questo. Allora, questo qua è Dodoria di Dragon Ball e ne ho presi due. Quindi immaginate che uno è per me e l'altro lo metterò sullo scaffale. Il primo lo mettiamo qua. Poi ho preso queste action figure D&D, sono stupende. Ne ho prese due. In realtà non li colleziono, quindi li ho presi per averli, perché spesso mi chiedono ET, e quindi questo è un buon compromesso tra il vintage e quelli moderni. Poi questa qua è un'edizione speciale delle carte di Yu-Gi-Oh! Qua abbiamo ancora Dragon Ball, Darbon. Mi sembra anche questo di averne preso due, perché uno volevo tenerlo io. E infatti eccolo qua. E qua l'altro. E poi passiamo ai... Ah, c'è un altro ET, ne avevo presi tre addirittura. Però uno mi toccherà tenerlo. No, non lo so. Secondo me li venderò abbastanza facilmente. Ok, e ora passiamo ai Cavalieri dello Zodiaco, di cui faccio la collezione. E partiamo da questo. Questo qua mi sfugge il nome, ma è un marine, quindi un cavaliere del mare. Ne ho presi ben tre di questi, uno per me, uno per un cliente e uno da tenere qua. Ecco qua il terzo. Poi abbiamo due Dragon Sirio con la terza armatura, ovvero adesso. Anche questo uno l'ho preso per me e uno da rivendere. E infine, il più atteso, abbiamo quello qua, Genie Revival. Guardate quanto è bello, questo è stupendo. Non vedo l'ora di montarlo. Di questi ne ho presi ben tre. Uno, due. E tre. Eccoli qua. Sono usciti circa 2 settimane fa. Non so attualmente se siano disponibili o le quantità che ci sono in giro, però io ne ho voluti prendere tre, uno per me e due da rivendere. Quindi ho preso una copia per tipo, sempre per me praticamente, tranne
ET che non mi interessa molto. Ah, e poi questo che non mi ricordo cos'è. E le carte, che era un'edizione promozionale, allora l'ho presa per raggiungere la spesa. E un po' questo, sono curioso, sarà un puzzle, un poster, non mi ricordo. Non ricordo proprio. Ah, ok, questo sì, l'ho preso per me. È un poster, di calcolo, guardate che bello. Stupendo, è iconico, ci sono praticamente Jurassic Park e ET, Ritorno al futuro e lo squalo. Questo è fantastico, volevo fare un quadretto e metterlo magari qua in magazzino. Tra l'altro sono anche numerati, quindi 329 di 995. Infatti qua c'è il certificato di autenticità. Bel quadretto, questo qua l'aveva messo sotto vetro, ma anche la qualità è, cioè, non è cartone del cavolo, che ho fatto bene. E questo merita. Ok, con questo pacco finalmente ho liberato un po' il magazzino. E questo è tutto. Se c'è qualcosa che vi interessa di questo, scrivetemi, perché magari potrebbe essere ancora disponibile. Quindi io vi saluto. Ciao da Antonio, Affari per Gioco. Eccovi un breve video. Farvi vedere da vicino.